Cari amici modellisti, buongiorno. Dopo una pausa di 15 giorni, durante la quale abbiamo fatto migliaia di chilometri per raggiungere il luogo di villeggiatura e altrettante migliaia di chilometri per tornare a casa, riprendiamo l'esame delle nostre locomotive con una scheda storica riguardante una locomotiva tedesca che ha circolato anche in Italia. Prima di cominciare questa scheda storica, guardiamo un po' la stazione dove si svolgono le nostre prove. Se noi ingrandiamo lentamente, possiamo vedere la locomotiva che sarà oggetto di una delle prossime schede, ossia una BR98 a 4 assi, rodizio 080 delle ferrovie tedesche. Va bene. Ok, dopo aver visto una locomotiva delle prossime schede, allarghiamo il campo e andiamo a vedere una delle locomotive di cui parleremo oggi. Ecco, vediamo la prima locomotiva che fa il suo ingresso in stazione. Ok, la fermiamo e andiamo nell'altro capo della linea a vedere l'altro convoglio che sta arrivando. Ecco, come vedete, è arrivato un bel convoglio tedesco di altri tempi. Adesso prendiamo la nostra locomotiva e la portiamo indietro. In modo da contrapporla all'altra che è appena arrivata. Ok, le due locomotive ora sono pronte per essere descritte. Ingrandiamo un po' la visione. Ecco. Perfetto. La locomotiva di cui parliamo oggi è una BR55 già G8,1 secondo la definizione prussiana. Queste locomotive vennero costruite da molte industrie dell'epoca per conto delle ferrovie prussiane, che le denominarono G81 per il traino di treni merci.
Le consegne delle G81, iniziate nel 1913, proseguirono fino al 1921. Dato l'ottimo risultato ottenuto nell'esercizio, grazie alla loro semplicità e facilità di manutenzione, ne vennero costruite oltre 5.000 unità, divenendo il gruppo di locomotive più numeroso del parco prussiano. In totale furono 4.958 le locomotive fornite alle ferrovie statali prussiane. Circa 200 esemplari vennero acquistati da ferrovie francesi e da altre compagnie private tedesche per usi minerari. Infine, altre 185 locomotive andarono alle ferrovie della Polonia, della Romania e della Svezia. La Svezia, tra il 1916 e il 1918, ne acquistò altre 20 unità. A seguito della sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, molte delle locomotive prussiane G81 vennero cedute ad altre ferrovie estere in riparazione dei danni di guerra. Tra queste vi furono 45 locomotive giunte in Italia e immatricolate dalle Ferrovie dello Stato come gruppo 460. Nel 1925 la Deutsche Reichsbahn rilevò 3.121 locomotive ex prussiane, incorporandole nella classe 55. Da allora vennero rinominate tutte quante BR-55. Però la Seconda Guerra Mondiale ne ridusse drasticamente il numero. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale ne rimanevano circa 1.000 macchine. Nel 1968 le ferrovie della Germania Est avevano in carico 150 locomotive, mentre la Deutsche Bundesbahn aveva circa 50 di queste locomotive. L'ultima locomotiva della Ferrovia Federale Tedesca fu ritirata dal servizio alla fine del 1972. La locomotiva era costituita da un carro su cui erano disposte le quattro ruote motrici accoppiate mediante BL. Per migliorare l'iscrizione in curve fino a 100 metri di raggio, i due assi interni, ossia, per intenderci, questo e questo, avevano un bordino di sezione ridotta e l'asse posteriore, questo, poteva spostarsi di 3 mm lateralmente, in modo da favorire l'inserimento della locomotiva nelle curve. Il sistema di frenatura era ad aria compressa. Le locomotive vennero equipaggiate con un tender di tipo prussiano. Allora, il tender prussiano a tre assi aveva la classificazione 3T16,5, se era a tre assi, mentre la denominazione era di 2T16, se era a carrelli. Le caratteristiche di questa macchina. Allora, i costruttori, dato il grande numero di locomotive prodotte, furono molti, tra questi la Vulcan e l'Anomag. L'anno di progettazione il 1910.
gli anni di costruzione dal 1913 al 1921. Come abbiamo detto, ne sono state prodotte circa 5.000 esemplari. Il diametro delle ruote motrici era di 1350 mm, 1,35 m. Il peso della locomotiva di 69,9 tonnellate senza il tender e di conseguenza il peso aderente, visto che c'erano solo 4 assi tutti i motori, era di 69,9 tonnellate, il che ne favoriva il traino di treni merci medio pesanti e di treni passeggeri con diverse carrozze. Il peso per asse di 17,4 tonnellate però ne relegava il servizio solo alle linee principali, in quanto le linee secondarie del tempo sopportavano al massimo un peso di 16 tonnellate. La lunghezza della locomotiva col tender era di 18,290 metri. La pressione in caldaia 14 atmosfere. I cilindri 2 a semplice espansione esterni da 600 per 660 mm, 600 mm di diametro e 660 mm di corsa. Una velocità massima di 55 km all'ora e una potenza di 927 kW. Come abbiamo detto, nelle ferrovie italiane questa locomotiva venne riclassificata secondo il gruppo 460. All'Italia ne arrivarono circa 45 che fecero servizio soprattutto sulle linee dell'Appennino, linee montane dell'Appennino. Va bene, adesso conclusa questa nota storica passiamo alla parte modellistica. Le case modellistiche che hanno prodotto questa locomotiva sono soprattutto tedesche, ossia la Trix, la Brava, in questo caso la Fleischmann, la Lilliput e poi una casa austriaca, la Kleinbahn, mentre in Italia questa locomotiva praticamente non è stata riprodotta. Recentemente la Orbi Rivarossi ne ha messe in progettazione e hanno cominciato ad apparire nei negozi queste locomotive in versione normale, in versione digitale normale e in versione digitale sound, comprese anche le locomotive che hanno girato in Italia. I modelli presentati sono della DR, della DB e delle Ferrovie dello Stato. Si distinguono i modelli, si distinguono dai duomi, e in questo caso il modello della DB, della Fleischmann, ha una sabbiera, un'altra sabbiera e il duomo centrale del vapore. Per quanto riguarda i modelli Rivarossi, sono presentati con vari tipi di duomi e di sabbiere. Va bene, allora guardiamo questo modello, che questo modello è un modello Fleischmann digitale sound. Noi abbiamo anche la versione digitale normale con ganci normali. Questa locomotiva è una digitale sound con ganci digitali. Andiamo a vedere più in dettaglio il tipo di gancio. Ah,
Ecco, come potete vedere, il gancio digitale è diverso da quello normale. Va bene, allora, della funzione dei ganci ci occuperemo dopo. Ingrandiamo di nuovo, torniamo alla vista normale della locomotiva. Ecco, in attesa di avere la locomotiva a Rivarossi, possiamo comunque proporvi la locomotiva Fleischmann, che secondo noi, per prezzo e fedeltà di riproduzione, scorrevolezza, capacità di traino eccetera, rappresenta il non plus ultra della produzione. Ecco, allora abbiamo detto che col tasto F0 si accendono le luci anteriormente e posteriormente con tre LED esenti da manutenzione. Col tasto 1 si accendono i suoni, col tasto 2 la sirena, col tasto 3 il campanello, col tasto 4 un rumore, col tasto 5 il fischio del capostazione, col tasto 6 la pompa dell'acqua, col tasto 7 l'apertura, eccola, altra pompa dell'acqua, col tasto 8 questa voce, vabbè, comunque una gamma di suoni. Ecco, il tasto 11 aggancio e sgancio dei vagoni, il tasto 11 è l'aggancio anteriore e posteriore, il tasto 12 altro aggancio, va bene. Ecco. Tasto 14 questa signorina, tasto 15 fischio di partenza, tasto 17 carico scarico carbone, tasto 18 scarico vapore, ok, e comunque questo è tutto. Vi ricordiamo che che queste locomotive si possono trovare presso il sottoscritto. Alcune di queste sono disponibili per la vendita. I contatti devono essere fatti attraverso email. L'email è stata pubblicata in alcuni filmati e le spedizioni e pagamenti verranno concordati via email. Questa locomotiva ha un costo relativamente basso. La locomotiva digitale normale analogica viene intorno agli 80 euro. La locomotiva digitale normale viene intorno ai 120 euro. Questa locomotiva digitale Sound, senza ganci automatici digitali, viene intorno ai 270-280 euro e con ganci intorno ai 320 euro. Questi sono i prezzi con i quali queste locomotive si possono trovare. Queste due locomotive che abbiamo noi sono state comperate nuove e vengono continuamente, praticamente ogni 3-4 mesi, aggiornate con la lubrificazione delle bielle, del bielismo eccetera, ed eventualmente sostituzione degli assi e degli assali aderenti, degli anelli di aderenti per gli assali. Queste locomotive funzionano molto bene e nei prossimi
video le vedremo in azione a traino di convogli con carrozze passeggeri, sia a carrelli sia a due assi, e con carri merce. Per il momento questo è tutto, arrivederci alla prossima scheda.